Salve ragazzi, bentornati in Bloodborne. Andiamoci a rifare una bella giratina qui. Allora, qui nell'edificio della Lomagna, siamo al secondo piano. Bisogna vedere qui non. Questi, ecco, c'è un altro. Dobbiamo rifare una giratina, tipo mi sembra che qui non ci siamo state. Sedativi. Allora, il sedativo. Io non c'ho il veleno, ma i sedativi a questo giro. Oh! Cascano dal cielo. Ok, questa stanza l'avevo saltata, ma è una cosa abbastanza veloce. Poi non c'è niente. Qui, poi qui non mi ricordo che c'era qualche cosa. Esamina 3/3 cordone. Mi è cascato di tutto in camera e mi sono cagato addosso. Terzi cordoni. La presenza della luna senza nome, richiamata da Lawrence e dai suoi compagni. Sangue smunto è veramente una parola orribile. Sto riammazzando giusto per prendere un pochino di punticini che tanto non fanno mai male. Allora, ipoteticamente se vado qui scendo al primo piano. Scendendo al primo piano. Oh, che schifo, c'è il ragno. C'è un fottuto ragno. Che assoluta mancanza di carità.
tutto, carità. Forse non dovevo ammazzarlo? Oh oh. Ho capito, ma a me faceva paura. Ora io quello non riesco. Saggezza del grande S. Sa che cazzata ho fatto ammazzando. Oh, qui c'è il salvataggio. Questi corridoi inutili che non servono a niente. Però qui c'è la porta, non si apre da questo lato. Sa tanto di zona da boss, poi me la butto lì. Bel luogo simpatico dove facciamo pieni respiri. Oh, allora uno questo si ammazza così. Chiavi dell'anfiteatro, molto bene. Allora, esploro un secondo. Se mi dice qualche cosa devi cordoni ombelicali, perché non mi dice niente. Qui ci vado a prendere solo questo, questo qui. Uniforme dell'allievo. Dagli FPS che scendono, perché ho scatenato l'ira di Dio. Tutti muoiono con un colpo, però insomma mi sa che sono tanti. Se ammazzo un paio alla volta non è male. Che ne ho fatta la volta. Oh oh. Stanno ripigliando questi FPS. Scattiamo questi 200 proiettili, cioè a me mi servono le boccettine, mi servono. Questo gioco non l'ha capito, ma mi non c'è essere le boccettine tantissimo. Ok, questo è
non c'è niente, questa è la porta, vede che non si apriva da quel lato. Oh, vediamo che bello oggetto abbiamo preso. Qui che c'avevo che non c'è più niente. Evoluzione passata delle Brietas. Chiara umana. Ciò che resta è una verità straordinaria scoperta a Bigger World. Usa frammenti, gli invertebrati noti come auguri grandi. Esse vuole parzialmente le Brietas abbandonate. Il primo incontro ha dato il via. Un'indagine sul cosmo, svolta all'interno del vecchio labirinto, portando infine alla creazione del coro. E a me già la parola labirinto mi urta perché io mi perdo nei labirinti sempre. Qui abbiamo un coro invece di gatti che si stanno. Che c'è? Allora, gatti permettendo, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Voglio che appare. Conoscenza, conoscenza, ma io mi chiedo, ma quante ce ne sono di queste conoscenze? Tutti noi 40. No. Porta. E adesso. Ah, bello! Frontiera dell'incubo, cioè questo è un altro posto maledetto. E questo ce lo siamo preso. Sì, io non gli faccio niente, ma loro però non hanno vita, in realtà. Questi però mi sembrano dei posti un po', cioè diciamoci la verità, non mi piacciono. E io adesso andrò a spendere i punti. Bentornata, ma che cosa? Bentornata. Molto bene. Che gli echi. Lasciami. Allora, un'altra vita.
Tanto arriviamo a 30 vite, via. Allora, visto che non mi ha salvato il video e io ero andato discretamente avanti in un pezzettino, ho detto che praticamente nel video che ho fatto precedentemente, il video 14 se non erro, dove ho comprato la DLC, qui c'era un oggetto dove c'era un invito ad andare in un posto. Il posto, per la precisione, era... al crocevia di Emwick. Ora io farò velocemente. Perché ovviamente ho già preso tutti gli oggetti, ho ammazzato vari boss. Via. Qui c'è il ghiozzo. Praticamente, arrivati qui, noi c'è da avvicinarci a questo obelisco. E parte l'animazione, lo sapevo, parte l'animazione di un carro che ci viene a prendere e praticamente ci fa passare da quel ponte che è chiuso, cioè che è chiuso, più che chiuso che è rotto. Successivamente arriveremo qui. Arriveremo qui. Allora, vi faccio vedere, c'è un oggetto. Qui. Poi ci sono questi bei mostri che fanno veramente veramente schifo. C'è un oggetto laggiù. Qua giù, e c'è da uccidere proprio questi serpi schifosi. E ci sono questi schifi, sono veramente schifosi. Io quella volta non l'ho mai voluto fatti per questo motivo. Niente, quando parti male, parti male. Fare male, tra l'altro fanno anche schifo. Poi lasciano questi oggetti picchi, ora poi dovrò andarli a vedere nella fabbrica lì delle armi. Poi però, allora mi sembra c'è un oggetto giù in fondo dietro a quei due. Anche da dietro attaccano. Sì, beh, qui c'è un oggetto tipo su questo corpo, esatto. Poi
Questi sono buoni per farmare se non ci si fa ammazzare, perde tempo. Ci sono tre oggetti qui, tutti e tre uguali. Conviene attirarli con il fucile e la pistola, poi bisogna salire qui. Ti si apre la porta e qui dentro trovi tanti fantasmini di queste qui. Allora, io ho fatto tutta una giratina per ammazzarli tutti perché... Praticamente a te danno un 5 centino qui, c'è un forziere qui. Queste si possono anche non ammazzare. Da quest'altra parte mi ha seguito. Qui c'era un oggetto in questo corpo, poi sempre qui dentro, questa è una fiaschetta, la voglio. Oh, usavo un sedativo. Poi queste qui non c'erano, ma apparivano dopo che si arrivava qui nel mezzo a raccogliere questo oggetto che era qui a terra. Poi c'è una demo. Una demo. E una qui con un forziere. Poi adesso ci saranno degli gargoyle. Poi ce n'è uno là sopra, è stupido, fa le scale invece di volare. E poi c'era un oggetto qui. Ok. Via via via. Si va di qua. Qui avevo fatto un commento sul quale questo posto mi sembrava molto al Paint World di Dark Souls 1. Lì c'è un altro gargoyle che non avevo visto e mi ha fatto venire la cagarella. Poi qui dentro qui c'è un gobbo. Fiaschette di sangue, bene, perché io ho sofferto per farmare le fiaschette.
Poi, allora, dove andiamo? Allora, andiamo qua giù che ci sono due. E qui abbiamo un altro oggetto. In questi in tutti questi oggetti abbiamo trovato un bel po' di vestiti. Ora qui è tutta una nuova zona, ma io mi sono fermato via, ho preso questo forziere e sono tornato giù da qui con l'ascensore. L'ascensore porta ovviamente all'inizio. Dove torneremo? Dove a questo punto spero che abbia registrato. Eccoci qua. Ecco qua, visto che ci siamo, ne approfittiamo. Basta questo. E cominciamo a fare salire la forza. Addio, che tu possa trovare la. Vediamo se questi oggetti che cominciamo a trovare allora, ripara. Ripariamo le armi, poi rinforza armi. 8, vedi? Ok, adesso possiamo continuare a lanciare. Questo 7, 8, perfetto. Forza con le gemme. Allora, gemma del sangue della tempra 2, 7, tempra 9, ecco. Potentissimo. Facciamo un giro veloce poi. Vediamo che cosa ci possiamo mettere. Potenza fisica un punto di fisica massimo 7 e 3. Quasi quasi possiamo provarci. Qui ci aggiunge il fulmine e qui invece ci aggiunge veleno. No, adesso lasciamo così. Fucile. Vediamo che ci abbiamo di nuovo. Niente. Bonus tinta di sangue. No, niente. Aumento fiale, aumento fiale, aumento fiale, 4, male. Io ecco che cosa voglio. Potenza punti vita del 5, potenza energia del 10%, avvelenamento, questo possiamo. Così restituisce punti di vita, no. Più è il sangue ottenuto e qui è questo. Va bene. A questo giro spero sia davvero tutto e ci vediamo nel prossimo video.